Dopo Federico Turrini, ecco qua un'altra atleta qualificata per i mondiali di Kazan. La Nuoto Livorno l'ha tesserata pochi mesi fa, ma la conosciamo benissimo, è Chiara Masini Lucetti. A Riccione è stata la terza donna di sempre in Italia a scendere sotto il muro dell'1,58 nel 200 stile libero, dopo Alice Federica Pellegrini e Alice Mizzau. Beh, Chiara, è andata proprio bene. Sì, sono molto contenta di questi campionati perché ho migliorato in tutte le gare dai 100 ai 400 e facendo i miei personali in tutte le gare, soprattutto sui 200, perché ho abbassato oltre un secondo il mio personale che già avevo fatto a Malaga una settimana prima, avevo fatto 1,58,8, mi aspettavo di migliorare ma non così tanto, perché scendendo sotto 1,58 insomma non me l'aspettavo nemmeno io, quindi sono molto contenta. La 4x200 femminile è campione d'Europa in carica, quest'anno si va a un mondiale, l'asticella inevitabilmente si alza, però diciamo che per quello visto a Riccione l'Italia ha tutte le carte in regola per ben figurare anche in Russia. Sì, ci presentiamo ai mondiali come campionesse d'Europa, ma comunque vedendo questi campionati italiani siamo tutte e quattro migliorate, anche con l'inserimento di Erika Musso che anche lei è scesa sotto l'1,59, di Letta Carli anche lei di nuovo sotto l'1,59, e quindi sia io e Alice comunque siamo migliorate, e oltre Federica comunque noi quattro siamo migliorate tutte e ci aspettiamo di fare ancora meglio dell'anno scorso, diciamo. A livello individuale invece quali sono i tuoi obiettivi a medio e lungo termine? E a livello individuale io comunque spero di migliorare ancora e mi impegno per raggiungere magari i tempi limite anche nel 200 e per poter gareggiare poi nelle gare internazionali anche nelle gare individuali, comunque mi alleno per quello. Benissimo, anche a Chiara naturalmente in bocca al lupo per l'inizio del nuovo ciclo, sarà abbastanza lungo, non lungo come l'anno scorso che i campionati europei finirono il 24 di agosto, quest'anno si tratta della prima settimana di agosto, ci sarà come detto da lavorare tanto e anche lei la risentiremo prima della partenza per la Russia.